Eccolo Robert Kieselowski, prima abbiamo visto le meravigliose immagini del Grossglockner con questa strada panoramica che ci porta nel parco, nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri, che si divide tra le regioni del Salisburghese, la Carinzia e il Tirolo. Qua siamo già arrivati con il Giro d'Italia, è già arrivato il Giro d'Italia nel 1971, però affrontando l'altro versante, non questo che parte da Heiligenblut, ma il versante invece del Salisburghese. 1:35 il ritardo del gruppo. E sta arrivando la pioggia ancora non qua sulla linea del traguardo, però sta arrivando la pioggia in cima alla Grossglockner. 1:35 il ritardo del gruppo della Maglia Rosa, gli inseguitori, i primi contrattaccanti invece sono a 53 secondi da Kieselowski. Tra poco il cartello indicante inizio salita. È un po' cambiata la situazione in testa al gruppo perché non c'è più la fila indiana degli uomini della Euskaltel, ma si sta, come ama ripetere Paolo Savoldelli, si sta appallando il gruppo proprio perché in vista dell'inizio della salita anche gli altri uomini di classifica si stanno portando nelle prime posizioni. È cominciata la salita con Kieselowski tutto solo. Vantaggio limitato però per il croato. 1:15, secondo più, secondo meno per Robert Kieselowski rispetto al gruppo che ormai è in vista anche dei contrattaccanti degli altri 15 uomini che insieme a Kieselowski erano partiti in fuga quando mancavano 44 km dal via di questa tappa partita stamani da Spilimbergo. Si stacca Oscar Gatto. Questa è ovviamente la coda del gruppo, vediamo se la nostra moto di ripresa nell'operazione sempre importante di vedere i corridori che via via perdono contatto riuscirà a risalire il gruppo. Si stacca anche Matteo Rabottini, altro uomo della Farnese Nere, la formazione di Gatto appunto e del campione italiano Giovanni Visconti. 40 secondi di vantaggio per Kieselowski nei confronti del gruppetto di Lastras. Tosatto si stacca, Beikanen, altri uomini che stanno perdendo le ruote del gruppo, c'è anche Corioni e poi sta perdendo contatto anche della Rabobank. Si tratta di Van Emden nel gruppo dei contrattaccanti, invece ricordiamo la presenza sempre di Peter Wening che è stato maglia rosa a questo Giro d'Italia, l'ha conquistata nella tappa vinta di Orvieto. Si sono staccati anche Canuti e Frapporti della Colnago. Questo è il Grossglockner, il grande campanaro, la montagna più alta dell'Austria. Quando non si arriva proprio in cima, ovviamente il traguardo è posto alla Glockner House, il rifugio che è stato costruito appunto alla fine del 1800, un po' per fare tappa per chi affrontava questa ascesa dal versante di Heiligenblut. Grossglockner con il ghiacciaio del Pasterze. Qua si cerca in tutti i modi di ripararsi perché adesso la pioggia sta arrivando anche nella zona del traguardo. 15 km all'arrivo con Kieselowski che ha un vantaggio di 40 secondi nei confronti dei contrattaccanti. 1:25 il gruppo, in difficoltà Savini, la maglia verde, in difficoltà anche Vöckelen. Eccolo qua Filippo Savini, maglia verde, oggi è ripartito da Spilimbergo, la maglia che contraddistingue appunto il leader della classifica dei Gran Premi della montagna. Non ce n'erano ieri nella tappa di Ravenna, 4 invece, 2 di seconda categoria, 1 di terza e 1 di prima categoria, 4 GPM invece in questa tappa, quella del Grossglockner. Sarmiento si sta avvicinando al fuggitivo. Cayetano Sarmiento è un colombiano, acqua e sapone Caffè Mocambo, la sua squadra ha preso un leggero margine di vantaggio, sta cercando di riportarsi per primo su Robert Kieselowski, un leggero margine di vantaggio rispetto agli altri uomini che erano con lui in fuga, anche se dobbiamo dire che la gruppetta degli attaccanti ora si sta frazionando, Davide. Sì, si sta frazionando. Sarmiento ha raggiunto Kieselowski, due uomini al comando. Come abbiamo detto, qua in quota le condizioni meteo possono cambiare
davvero nel giro di pochissimi minuti, e infatti dal sole che c'era in pratica fino a una mezz'oretta fa, guardate com'è la situazione qua sul traguardo del Glockner. 1 minuto e 18 il ritardo del gruppo. Chiaramente con condizioni meteo del genere diventa estremamente difficile anche il lavoro per i nostri elicotteri. Ci avevano poco fa comunicato dalla regia che l'aereo ponte era stato costretto a lasciare questa zona e costretto ad atterrare proprio per l'impossibilità di continuare a lavorare. Ci sono delle forti turbulenze in quota. Allora, due uomini al comando, all'inseguimento Losada del team Katyusha, Lastras della Movistar, Winning della Rabobank e Nordaug del team Sky. Poi invece nell'inquadratura abbiamo visto scorrere il gruppo con la maglia rosa, non era proprio nelle primissime posizioni Alberto Contador. Sarmiento solo al comando. Ci sono sempre degli uomini della Euskaltel Euskadi nelle prime posizioni del gruppo. Lì abbiamo visto Nieve, che tra l'altro si è messo in mostra in un paio di occasioni in questi ultimi giorni. Anche Dorvieto, quando scattò nella finale, tappa con quello strappo duro a 2 chilometri dall'arrivo. Dunque è cambiata la situazione in testa alla corsa, perché è stato ripreso, in pratica dopo un paio di chilometri dall'inizio della salita, è stato ripreso Robert Kieserlowski al comando. Ora c'è Cayetano Sarmiento, colombiano dell'Acqua e Sapone Caffè Mocambo. Kieserlowski è stato raggiunto dai 4 corridori che vi ho detto prima. Da Losada, da Lastras, da Wening e da Nordaug. Sempre Nieve, tanto è stato raggiunto Nocentini sulla sinistra. Anche Rinaldo Nocentini faceva parte del gruppo di 16 che ha animato la prima parte di questa tappa, ma ora tutta un'altra storia, potrebbe essere tutta un'altra storia su questa salita che porta verso il Gran Premio della Montagna di Kaselec e poi verso il traguardo in salita, il traguardo in quota di Grossglockner, il terzo arrivo in quota dopo quelli di Montevergine e dell'Etna. Nelle prime posizioni del gruppo, Davide, abbiamo visto anche due uomini dell'Acqua e Sapone, e lì piazzato in quarta posizione ora c'è Stefano Garzelli. Secondo è Codol, poi c'è Miogliovic e poi Stefano Garzelli. Davanti sempre un uomo Euskaltel, si tratta di Michele Nieve. Qua con le immagini siamo ai Ligenbut, questa è la chiesa gotica dove è custodita una reliquia importante, la reliquia del sangue di Cristo che un danese stava riportando da Costantinopoli e invece non riuscì a tornare in patria perché morì congelato nel tentativo di attraversare il ghiacciaio. Proprio qui, da questo tornante, cominciano i 6 chilometri più difficili. Ne mancano 13 alla conclusione, sempre con Nieve in prima posizione, ma attenzione perché Garzelli è là. Intanto sta per essere ripreso Samoilau, che è stato un uomo importante in questa fuga, lavorando soprattutto per l'Astras. Adesso 3 chilometri al 10% di pendenza media. Nieve con Codol, Miolievic e Garzelli, eccolo qua, c'è anche Lagutin con Lemevel. Il ritardo del gruppo nei confronti di Sarmiento, 50 secondi, si sposta Lagutin, si sposta anche Miolievic. C'è Scarponi, eccolo là Michele Scarponi nelle prime posizioni del gruppo. Lo stavamo cercando e l'abbiamo finalmente visto, abbiamo scorto anche Alberto Contador. Anche Thomas Pettersson con Lemevel, due corridori della Garmin. Sastre nelle retrovie del gruppo. Meno di 13 chilometri alla conclusione, purtroppo non è una novità trovare Carlo Sastre nelle ultime posizioni del gruppo, e non solo perché è sua abitudine affrontare le salite partendo da dietro, ma proprio perché è stato un giro fin dall'inizio pieno zeppo di difficoltà quello di Carlo Sastre. Accanto, anzi alla ruota
di Alberto Contador c'è Nibali e poi Kreuziger. Anche Francesco Masciarelli, Astana, poi David Arroyo, secondo al Giro 2010. Si sta sgranando una bella selezione già in questa prima parte della salita, uscendo da Eiligenbuth. Presto dunque ci prepareremo a vivere il testa a testa, come tutti si attendono, tra i big della classifica. Non ha più l'ironia nello sguardo Michele Scarpone, lo abbiamo visto bello, tranquillo e rilassato nella prima parte di questa tappa, adesso invece la concentrazione sul suo voto, perché questa è davvero una tappa importantissima con il terzo arrivo in quota nel Giro d'Italia. Wenning sta per riprendere Sarmiento, il ritardo di 8 secondi. Gruppo che continua ad essere sempre meno numeroso. 38 secondi il ritardo del gruppo. Sta facendo un grande lavoro Nieve, ripreso anche Nordaug, è rimasto ora senza compagni Garzelli, che è subito alla ruota di Nieve, ripreso anche Nordaug. In terza posizione c'è Arroyo, poi Lemevel con Roman Kreuziger, che però può contare ancora su un supporto importante, quello di Francesco Masciarelli. Nibali alla ruota di Alberto Contador. E intanto sta rientrando un altro corridore su Cayetano Sarmiento, si tratta di Losada, Alberto Losada, è uno spagnolo, Team Katiusha. Lastras raggiunto. Ripreso Lastras, Pablo Lastras, che per ora da questa tappa ha portato via soltanto i 6 secondi di abbuono conquistati al traguardo volante di Arda Terme. Ripreso anche Noè, anche il meno giovane del gruppo, 16esima partecipazione alla Giro per Andrea Noè, faceva parte del gruppo dei 16 andato in fuga. Continua a tirare Nieve, Garzelli in seconda posizione, poi Arroyo. È stato il tonfo, perché era difficile che potesse mantenere la maglia rosa in cima all'Etna Peter Wenning, però francamente nessuno si aspettava anche un tonfo così clamoroso dell'olandese, che invece adesso sta cercando di rispondere in maniera importante in questa tappa. Però vedete che il vantaggio di questi due uomini al comando è davvero limitato, perché dietro nell'inquadratura precedente abbiamo visto spuntare gli uomini del gruppo. Purtroppo il loro destino è segnato, Wenning in crisi salendo verso l'Etna arrivò con un ritardo di 6 minuti e 35 secondi. Francesco Masciarelli alle spalle, posizione. Eccolo là con la maglia della Astana, alle spalle di Nieve, Garzelli, Arroyo, Scarponi. Si volta Michele Scarponi per vedere la composizione del gruppo, intanto sta per essere ripreso Losada. Sta cercando di capire come stanno gli avversari, ha cercato di guardarli in faccia, molto agile come al solito la pedalata di Contador. Certo che gli Euskaltel hanno fatto un gran lavoro oggi e anche adesso sta facendo una grandissima salita Nieve. E sta tirando davvero forte, infatti il ritardo del gruppo è di soli 23 secondi. Da solo in pratica, perché gli Euskaltel hanno lavorato per tutto il giorno, a parte i primi 60 km quando davanti abbiamo visto i Saxo Bank, poi davanti sempre gli Euskaltel, che hanno fatto un lavoro molto importante nel tratto in falso piano tra la fine della discesa del Iselberg Pass e l'inizio di questa salita. Poi è rimasto Nieve, che sta facendo un ritmo impressionante e piano piano, grazie alla sua azione, sono stati ripresi tutti gli uomini che facevano parte della fuga iniziale, della fuga partita stamani, ad eccezione di Peter Wenning, che ora è in prima posizione, di Cayetano Sarmiento. C'è anche Sivstov, il secondo della generale, c'è anche Joaquin Rodriguez intorno alla decima, dodicesima posizione. Mentre Alberto Contador continua ad essere scortato da quello che può essere considerato il suo gregario fidato, Jesus Hernandez, ha effettuato anche tutte le varie ricognizioni qua al Giro d'Italia e non soltanto al Giro d'Italia, sempre con Hernandez. Ancora 18 secondi di vantaggio per i due fuggitivi. 11 chilometri, qualcosina in più alla conclusione, tra 4 chilometri ci sarà il Gran Premio della Montagna, poi 3 chilometri e mezzo in discesa, i primi 500 metri e in pianura prima dell'ultimo strappo, prima di arrivare sul traguardo di Grossglockner. L'ultima salita sarà di 4 chilometri e mezzo. Tra un po' il casello, questa strada a pedaggio,
A quel punto mancheranno circa 9 km alla fine. 29 euro di pedaggio per le macchine, 19 per le moto, per salire qua sulla Grossglockner, che è di proprietà del club alpino austriaco. Ancora buono il ritmo di Wenning alla ruota Sarmiento, corridore colombiano che 2 anni fa ha vinto il Giro d'Italia, il Giro Bio riservato agli Under 26. Spuntano da questo larghissimo tornante anche gli uomini del gruppo Peter Wenning, che in un paio di occasioni si è voltato per chiedere qualche cambio a Sarmiento. È stato lui il primo a rompere gli indugi nella gruppetta dei contrattaccanti e ad andare a riprendere Sarmiento per primo Kieserlowski. C'è anche Gadré, c'è anche Cataldo della Quick Step, nono nella classifica generale. La differenza di pedalata abbiamo visto tra i vari uomini di classifica e Stefano Garzelli, l'unico che in quel tratto non si è alzato sui pedali. Guardate la differenza, quando si alza sui pedali il Contador va molto più duro, quando si siede è agilissimo, cambio di rapporto. Wenning e Sarmiento, meno di 20 secondi il loro vantaggio rispetto al gruppo con tutti i migliori, che ha perso chiaramente pezzi perché qua c'è stato il cambio di ritmo evidente da quando è cominciata la salita, da quando meglio è cominciato il tratto duro di questa salita subito dopo il passaggio all'uscita da Eiligenbuth. Dopo il tornante un tratto leggermente più facile, le pendenze adesso sono ritornate sopra il 10%, sempre neve, fantastico il lavoro di questo corridore in funzione di un possibile attacco di Igor Anton. Una giornata per la Euskaltel Euskadi vissuta in funzione di una vittoria di Igor Anton, che in classifica, ricordiamolo, ha un ritardo di 2 minuti e 21 secondi da Alberto Contador. Questa è la coppia al comando, Sarmiento in prima posizione, Rabobank la sua squadra e l'uomo dell'acqua e sapone Caffè Mocambo, che è Cayetano Sarmiento. C'è anche Ruano nel gruppo Maglia Rosa. Diavoli in rosa sulle strade del Grossglockner, si stava voltando Peter Wenning non tanto per guardare il diavolo, credo, ma per vedere la posizione del gruppo. C'è anche Carrara, c'è anche Denis Menchov. Cayetano Sarmiento adesso va da solo perché non tiene più Peter Wenning, non tiene più l'ex maglia rosa, dunque rimane ancora una volta da solo al comando Cayetano Sarmiento. 10 km alla conclusione, vediamo con questa inquadratura dell'elicottero se è possibile il vantaggio del colombiano dell'acqua e sapone Caffè Mocambo. Intanto scatto in testa al gruppo Ruano, così come era stato sull'Etna, e Ruano che adesso prova per primo ad uscire dal gruppo con tutti i migliori, gruppo che sta per andare a riprendere intanto Wenning, Contador, attenzione ad Alberto Contador, sulla ruota di Igor Anton si muovono i big, ora si stanno muovendo tutti i big. Partito molto bene Ruano, la reazione da parte di Igor Anton e Alberto Contador non ha aspettato un secondo, si è prontamente portato alla ruota. Anton ha provato, ha assaggiato un po' la reazione degli avversari, dei diretti concorrenti per la classifica generale. Il primo si è mosso in prima persona, addirittura Alberto Contador. Si è spostato Nieve, grandissimo lavoro il suo, mentre questo scatto di Ruano ha permesso al gruppo un nuovo cambio di ritmo e sta per essere ripreso Sarmiento. Ancora 10 metri di vantaggio per José Rujano, corridore venezuelano, terzo al Giro 2005. Attenzione! Parte ancora Rujano, ma soprattutto prova adesso Michele Scarponi sulla sua ruota prova a portarsi Igor Anton, una decina di metri di vantaggio per Scarponi, si alza sui pedali Contador davanti a Francesco Masciarelli. L'attacco di Michele Scarponi a 10 km dall'arrivo, ancora 3 km per arrivare al Gran Premio della Montagna. Non si muove Alberto Contador, resta nella scia di Francesco Masciarelli. Scarponi dunque al comando con Ruano alla sua ruota, poi c'è Igor Anton. Francesco Masciarelli sta tirando il gruppo con i migliori. Contador è lì alla sua ruota, transitano anche loro verso il cartello che indica i 10 km alla conclusione, poi Nibali e Kreuziger con Arroyo che è in quinta posizione. Tra un po'
ci saranno 300-400 metri facili al 3-4% in prossimità del pedaggio del Casello. Meno di 3 km al Gran Premio della Montagna, hanno preso una quindicina di metri e non sono di più, Davide, di vantaggio il terzetto con Anton, con Ruano e con Scarponi. Non ce la fa Francesco Masciarelli, o meglio, non riesce a cambiare ritmo. In quarta posizione il compagno di squadra Roman Kreuziger, 20 metri di vantaggio per Scarponi, Ruano, Anton. Da un punto di vista anche mentale, psicologico, qua in coda al gruppetto intanto vediamo Gadrey, il vincitore della tappa di Castelfidardo. Anche da un punto di vista mentale è importante comunque questo attacco di Michele Scarponi, che ha subito proprio nelle gambe e nella testa il fatto di essere stato costretto a replicare a Contador sull'Etna. Adesso invece è stato lui che per primo ha preso l'iniziativa. Adesso diventa un po' più facile la salita, abbiamo visto anche in leggera difficoltà nel gruppo maglia rosa Dario Cataldo della Quick Step. Scarponi, Anton, Ruano, per loro una ventina di metri di vantaggio a questo punto sul gruppo con tutti gli altri uomini di classifica. È andato a chiudere su Anton, su Igor Anton, Alberto Contador, non si è mossa invece la maglia rosa quando è scattato Scarponi. Niemez, bravissimo sull'Etna, si è staccato anche lui. Qua la nostra moto di ripresa sta cercando di risalire il gruppo con tutti i migliori, che è già transitato da questo tornante. Ha perso contatto anche Stefano Garzelli, che invece era stato sempre nelle prime posizioni nella prima parte di questa salita, e questo è il punto dove si paga appunto il pedaggio per accedere a questa meravigliosa strada panoramica alpina del Grossglockner. Cataldo in difficoltà. Riprende la salita, quando passeranno sotto l'Ovovia, lì comincerà il tratto più duro di tutto il Grossglockner, 2 km al 10-12, punte al 13%. Attenzione anche a Roman Kreuziger. E attenzione però soprattutto a Alberto Contador, perché allora il tentativo di Scarponi, Anton e Ruano è stato annullato, prova a ripartire José Ruano. E riparte anche Scarponi, si volta a Contador, parte anche la maglia rosa sulla sua ruota Vincenzo Nibali, si sta infiammando la corsa quando mancano meno di 9 km alla conclusione, nuovo attacco di Ruano con Scarponi, Contador e Nibali che ha perso qualche metro rispetto alla maglia rosa, Contador si riporta su Scarponi e poi su Ruano. Vedremo se ci sarà un contrattacco da parte di Alberto Contador, la reazione immediata di Nibali, si è portato alla ruota di Contador. Attenzione perché questo può essere un momento chiave della tappa, nella prima delle tre grandi giornate in quota, oggi l'arrivo al Grossglockner, poi domani lo Zoncolan, domenica, dopodomani l'arrivo a Gardeccia. Igor Anton sulla destra, al comando sempre José Ruano, sta tentando ancora una volta di staccare tutti gli altri. Igor Anton con Contador, poi Scarponi, Nibali, Kreuziger, c'è anche Menchov, Denis Menchov con Arroyo, in pratica tutti i migliori, tutti gli uomini più attesi sono lì, sta cercando di riportarsi sotto anche Joachim Rodriguez con Gadrey, con Carrara. E Kirienka è l'ultimo corridore con la maglia blu della Movistar. Vediamo se questo gruppo riuscirà a ricompattarsi, intanto hanno pochi metri di vantaggio Ruano, Scarponi e Contador che parte Contador, Alberto Contador, così come era successo sull'Etna è Michele Scarponi che cerca di rispondere allo spagnolo. È il tratto più duro e così come sull'Etna è partito Alberto Contador, ancora 1,5 km al Gran Premio della Montagna, tutto in totale sono questi 1500 metri al 12-13%. Sembra in difficoltà Vincenzo Nibali, sembrava in difficoltà anche Michele Scarponi, infatti è Ruano che ha saltato il marchigiano per provare a riportarsi su Alberto Contador. È micidialmente bella la danza di Alberto Contador quando si alza sui pedali, ancora 1 km poco più al traguardo, al Gran Premio della Montagna, così come sull'Etna la coppia al comando è quella formata da Contador e da Ruano. Lontano a
Scarponi aveva cercato di non farsi sorprendere dallo scatto di Contador, come era successo anche domenica scorsa. Contador si volta per chiedere qualche cambio a Ruano, forse anche per chiedergli cosa ha intenzione di fare quest'oggi, dato che sull'Etna neanche hai dato un cambio. Scarponi niente, ha perso contatto, non ce la fa a riportarsi su Contador e sul venezuelano dell'Androni Cipi. 100 metri di ritardo per Michele Scarponi, ancora un chilometro circa per arrivare al Gran Premio della Montagna, poi qualche metro in discesa. Ci sarà la possibilità di rifiatare perché ci sono circa 300 metri in discesa, poi 3 km in pianura prima dell'ultimo strappo, prima di arrivare al traguardo della Grossglockner, con altri 4 km e mezzo in salita. Difficoltà di fare quota per le perturbazioni che ci sono qua ai quasi 3.800 metri del Grossglockner per i nostri mezzi, per i nostri elicotteri. Queste sono le immagini che arrivano dalla linea del traguardo. Si stanno avvicinando al Gran Premio della Montagna, manca meno di un chilometro per Contador e per Ruano. Dietro ha perso contatto Scarponi, che sta per essere ripreso dalla gruppetto con Nibali, con Menchov, con Anton, con Kreuziger. Una decina sono i secondi di ritardo. C'è la possibilità, come detto, di rifiatare, ma comunque diventa sempre più complicata la situazione perché si sta rivivendo le scene che avevamo già vissuto sull'Etna con Contador davanti insieme a Ruano. Un centinaio di metri di vantaggio per Contador e per José Ruano. Eccoli qua i due uomini al comando. Ancora una volta stiamo assistendo ad uno show, ad un vero e proprio spettacolo della maglia rosa, che è partito quando mancavano 2,5 km al Gran Premio della Montagna, così come era stato sull'Etna. Ha avuto il coraggio di provare a rispondere alla maglia rosa Michele Scarponi, che però poi ha quasi subito perso contatto, scavalcato a sua volta da Ruano. Eccolo qua il marchigiano, a sinistra ci sono i due battistrada, Contador e Ruano, questo invece è il gruppo con Scarponi e tutti gli altri uomini di classifica, Nibali, Kreuziger, con Igor Anton, c'è Menchov e c'è anche Arroyo. Ancora 300 metri per arrivare al Gran Premio della Montagna. Questo in pratica è l'unico momento in cui Ruano ha dato un cambio a Contador, in corsa con Andrea De Luca. Sì, 26 secondi il ritardo del gruppetto che è guidato sempre da Scarponi. Proprio in questo momento Scarponi si fa da parte, passa Menchov a fare l'andatura. C'è Kreuziger, c'è Arroyo, Antona e Vincenzo Nibali. Sono questi i prossimi seguitori di... Siamo vicini dunque al mezzo minuto per quanto riguarda il vantaggio dei due battistrada. Davide, ci si poteva aspettare una tappa aperta a varie soluzioni. Una poteva essere quella della fuga partita da lontano, e sembrava fosse così quando avevano ancora i 16 uomini che erano al comando un vantaggio di 4 minuti. Poi il lavoro della Euskaltel Euskadi soprattutto ha riscombussolato tutti i piani ed ora i big, uno su tutti, Contador. Nel punto più duro è scattato, così come è successo sull'Etna, non so se abbia affrontato in ricognizione queste salite, ma sembra che le conosca molto bene. Ha aspettato, intanto eccolo qua il tratto in discesa, passato il GPM, qualche problema per Ruano nell'affrontare questa curva, è l'unica difficile. Gran Premio della Montagna anche con il gruppetto di Scarponi, Kreuziger, Nibali con Menchov. Transitano al GPM di Kasarek anche gli inseguitori, con Kreuziger che sembra quello più intenzionato almeno a provare qualcosa, mentre nel tratto in discesa, strada bagnata perché ora sta piovendo, dunque può diventare pericoloso. Contador mi sembrava venire giù abbastanza prudente, ancora più prudente era Ruano. Hanno perso tantissimo nell'ultimo tratto della salita, 42 secondi il ritardo, mentre questo è il replay, il momento in cui comincia la danza di Alberto Contador. Si alza sui pedali con il suo stile inconfondibile e in pochi metri fa subito il vuoto. Si siede Scarponi, non ce la fa, generoso, ma anche questa volta è stato costretto a mollare.
È stato uno dei primi, anzi il primo, ad ammettere l'errore sull'Etna, perché quel fuorigiri per riportarsi e per cercare di stare sulla ruota di Contador alla fine lo ha pagato caro. Questa volta invece ha provato, ma giusto per poche decine di metri, e poi è rientrato nel gruppo con tutti gli altri uomini di classifica, dove è rientrato anche Gadré, c'è Carrara, Rodriguez, dunque si stanno ricompattando alle spalle di Contador e di Ruano. Arriva anche Masciarelli. Vuol dire che non c'è l'inseguimento da parte di questi corridori, perché stanno rientrando diversi atleti. Eh sì, proprio così, vuol dire che dietro il ritmo non è sufficiente per sperare, neppure per sperare di andare a riprendere Contador e Ruano, perché stanno rientrando in troppi. A 5 km dall'arrivo finisce il tratto pianeggiante e ricomincia la salita. C'è Nibali ora nelle prime posizioni, intanto Ruano ha fatto un mezzo miracolo, perché è riuscito a limitare i danni in discesa, aveva perso una trentina di metri al massimo dal Contador, ora in questo tratto in pianura si è riportato lì alla ruota della maglia rosa. Fortuna sua che c'era solamente una curva difficile. Adesso qui la strada è pianeggiante, poi arriveranno ad una rotonda, a quel punto mancheranno 5 km all'arrivo e subito dopo ricomincerà la salita, ma è un po' più facile rispetto a quel che hanno trovato prima. I passaggi al GPM, i 15 punti li va a prendere Ruano, 9 per Contador che è transitato per secondo e poi Scarponi per terzo. José Ruano, un corridore recuperato dopo anni difficili, lui che era stato uno dei protagonisti al giro del 2005, quello di Paolo Savoldelli. Questo è l'anno, chissà, forse un caso, forse no, ma l'anno in cui viene riproposto il Colle delle Finestre, la sua salita al Giro d'Italia. Bellini e Savio l'hanno tenuto 4 mesi in Piemonte con un massaggiatore, lo hanno fatto allenare, hanno cercato di farlo andare a letto presto. Negli ultimi anni non è che abbia fatto la vita da corridore, i risultati si vedevano. Un talento che rischiava di perdersi, anzi che si era perso. E mi sembra che oggi, già da qualche giorno, un talento ritrovato. È fortissimo in salita, se non altro perché pesa 49 kg, rapporto peso-potenza straordinario, ed è l'unico in questo giro che riesce a tenere la maglia rosa. Dalla Sicilia all'Austria, ma sempre con la stessa immagine, con Contador e con Ruano che sono là, perché nessuno riesce a tenere il loro ritmo. Mancano poco più di 4 km alla conclusione, la strada è tornata a salire, questo è lo strappo finale, un dislivello di 228 metri da affrontare in poco più di 4 km, una pendenza media del 6,3%. All'ultimo chilometro finisce la salita, falso piano, e gli ultimi 500 metri in leggera discesa. Vedremo se Ruano riuscirà a stare con Alberto Contador. Ripetiamo, la salita adesso è leggermente più facile, c'è qualche strappo all'8-9%, ma non è più dura come prima. Alberto Contador lo aveva detto chiaramente, ho chiesto negli ultimi chilometri della salita dell'Etna dei cambi a Ruano, non me li ha potuti dare o non me li ha voluti dare, fatto sta che nel finale neanche ci ho pensato a lasciargli la tappa, come spesso succede, tappa a uno, maglia rosa all'altro. Ha voluto invece fare bottino pieno Alberto Contador, che è arrivato a questo Giro d'Italia forse anche con un atteggiamento, con una mentalità diversa, perché difficilmente avevamo visto una Contador così pronto, attento e voglioso di attaccare sempre e comunque. Voglioso di staccare gli altri, di vincere la tappa, sintomatico quell'attacco sull'Etna a 1600 metri dall'arrivo per staccare proprio Ruano, per andare a vincere la sua prima tappa al Giro, perché nel 2008 vinse il Giro ma non vinse nessuna tappa. È ancora più sintomatico forse l'attacco nel giorno precedente, nella tappa di Tropea, dove c'era uno strappo agli ultimi 1500 metri, difficilmente ci si poteva attendere un attacco di Contador, che si rialza di nuovo sui pedali, prova ad allungare di nuovo, si volta. Cosa sta dicendo adesso a Ruano? Ma secondo me non... vediamo se cercherà di staccarlo, perché a questo punto potrebbe essere importante arrivare insieme, il giro è lungo e potrebbe farsi un amico. Nel frattempo all'inseguimento si sono portati Dupont, De La Jeu Désert e Kirienka. Questo invece è il gruppetto dei migliori, e il ritardo, intanto vediamo,
Questo è Dupont della Gdesert. Poco indietro c'è Kirienk, dovrebbe essere Gadré, l'altro uomo della Gdesert che è uscito dal gruppetto con i migliori. Meno di 3 km l'arrivo. Gadré. Eccolo Jean Gadré, vincitore della tappa di Castelfidardo. Un uomo che c'è sempre stato nelle tappe con arrivi, con qualche strappo nella finale, ma anche nelle tappe con le grandi salite, e la conferma arriva oggi qua sulla Grossglockner. Jean Gadré sta per andare a riprendere il compagno di squadra, eccolo qua Dupont. Ubera Dupont, poco indietro c'è Kirienka, niente da fare invece per i vari Nibali, Scarponi, Kreuziger, per Rodriguez. Sta venendo su davvero bene Gadré adesso. Benissimo questo campione francese di ciclocross. 3 chilometri l'arrivo. Cartello dei 3 chilometri al traguardo, è qua che transitano adesso Contador e Ruano. Vediamo se è possibile di avere anche i distacchi cronometrici per vedere il vantaggio della coppia alla comando su Gadré, su Dupont. Più di un minuto. Sono dietro, Più di un minuto. Hanno fatto il vuoto. Hanno fatto davvero il vuoto, non lascia grandi speranze questa inquadratura dall'elicottero, Davide. La composizione di questo gruppetto. La composizione del gruppetto con Anton, Menchov, Rodriguez, Scarponi, Nibali, Arroyo, Kreuziger, che ha con sé Francesco Masciarelli, Kruiswijk e Carrara. Menchov, lo vedete là in fondo, Scarponi con il solito rapporto molto lungo sui pedali, Carrara molto bravo, è riuscito a tenere, si è staccato invece Dario Cataldo. Il nostro cronometro sulla sinistra sta ancora scorrendo, si fermerà quando Dupont e Gadré transiteranno ai 3 chilometri, dove sono già passati Contador e Ruano. Gadré che intanto, proprio quando passa sotto il cartello dei 3 chilometri, ha staccato il compagno di squadra Dupont. 1.04 il suo ritardo, 1.04 il ritardo di Jean Gadré, pesante, pesante davvero sarà il ritardo invece degli altri uomini di classifica. C'è accordo tra i due, Ruano che potrebbe vincere questa tappa e Contador. Cambi abbastanza regolari adesso tra Contador e Ruano, li vediamo nell'inquadratura in alto, in basso a sinistra invece c'è il più immediato inseguitore della coppia di testa che è Gadré, in basso a destra vedevamo gli altri uomini di classifica. Qua siamo già in azione con le telecamere fisse, perché sfruttando la meraviglia della strada panoramica abbiamo un quadro più preciso di questa salita con Igor Anton che adesso prova a venire via dal gruppo con gli altri uomini di classifica. Sempre Francesco Masciarelli alla ruota, Roman Kreuziger. Forse, chissà, oggi potremmo vedere un diverso Contador, forse un vecchio Contador. Vediamo cosa deciderà di fare nel finale con Ruano. Adesso, che in effetti ha avuto un atteggiamento diverso rispetto alla tappa di domenica scorsa con l'arrivo in quota dell'Etna. Ruano sull'Etna non tirò un metro, si staccò a 1600 metri dal traguardo, qui invece abbiamo visto cambi regolari, si è un po' piantato Gadré, ritornando sotto Dupont, un po' più indietro Kirienka. Si è piantato un po' tanto Jean Gadré perché stava rientrando su di lui il compagno di squadra Hubert Dupont, poi Kirienka che sta per essere ripreso da Igor Anton che ha preso una trentina di metri, non di più, di vantaggio su Scarponi, Nibali e Kreuziger. Salita un po' più facile. Contador si alza ancora sui pedali, invece rimane adesso anche José Ruano, si alza sui pedali. Nella parte finale di questa tappa con l'arrivo della Grossglockner. Sta stringendo i denti Ruano per tenere la ruota di Contador, adesso si è rimessa seduta la maglia rosa e dà il cambio a Ruano. Eccolo qua con il numero 23. 1700 metri al traguardo, certo che Alberto Contador oggi può dare davvero un'altra gran bella botta alla classifica generale del Giro d'Italia, e ci sono due giornate incredibili alle porte, domani quella dello Zoncolana, dopodomani quella del Gardeccia. L'anno scorso José Ruano
ha corso per la ISD, la squadra di Luca Scinto, per mezza stagione, vincitore di tappe alla Vuelta al Tacir, del Tour de Lankau in Malesia. L'ultima vittoria risale al mese di agosto, vittoria in una tappa, la Vuelta di Colombia. Eccolo il venezuelano della Androni CP con Contador alla sua ruota, dietro intanto c'è lo scatto di Joachim Rodriguez della Katiuscia, una ventina di metri ha già preso di vantaggio su Scarponi, Nibali, Kreuziger e Arroyo. Partito molto bene, questo è l'ultimo strappo, poi un falso piano che porterà la tappa, l'ultimo chilometro. Tantissime persone sono arrivate anche qua ai 2137 metri del rifugio del Glockner, con Gadré che intanto sembra aver ripreso energia, di nuovo staccato il compagno di squadra Dupont in vista ormai dello striscione dell'ultimo chilometro, intanto Contador e Ruano. Un minuto e 38 il ritardo del gruppo Nibali, 1:38. Certo, quello che succede dietro, Davide, la dice lunga sul ritmo che stanno imprimendo alla gara Contador e Ruano, perché chiunque provi ad uscire da quel gruppetto fa circa 500-600 metri e poi rimbalza, come è successo adesso anche a Rodriguez. Altra marcia per questi due. Altra marcia davvero per Alberto Contador, ma un applauso grande così. Spetta anche a José Ruano, che oggi torna anche pesantemente in classifica, il venezuelano della Androni CP. 900 metri al traguardo, è un discorso tra loro due, tra Ruano e tra Contador. Adesso falso piano, è terminata la salita, gli ultimi 500 metri sono in leggerissima discesa. Vediamo se qua sulla Grossglockner, sconfinamento in Austria per il Giro d'Italia, ci sarà una volata tra questi due. Non piove più, l'asfalto è sempre bagnato, ma adesso non piove, dietro intanto c'è il tentativo timido a dire la verità di Scarponi di allungare. Anton ha raggiunto Gadré. In vista del traguardo, perché mancano soltanto 450 metri alla conclusione di questa tappa che segna il terzo arrivo in salita della Giro d'Italia dopo Montevergine e Etna, con Contador che è davanti in seconda posizione, José Ruano nel segno ancora una volta questa tappa, comunque vada lo sprint nel segno questa tappa di Alberto Contador. 100 metri alla conclusione, passa Ruano che si volta per controllare la situazione, quasi non pedala più Alberto Contador, la vittoria è di José Ruano, una storia quella del Giro d'Italia che sembra avere però, per quanto riguarda la classifica generale, una solo protagonista, Alberto Contador, anche oggi così come sull'Etna, semplicemente immenso. Per la terza posizione c'è John Gadré con Igor Anton che precede Dupont, la vittoria particolarmente bella, quella di Ruano, perché segna davvero il ritorno di un grandissimo talento che si era perso in questi anni e invece è rientrato in questo Giro d'Italia con il secondo posto dell'Etna, con questa vittoria, una di quelle di maggiore prestigio sulla Grossglockner, subito compiacente. Eccoci con José Ruano, un'altra volta grandissimo protagonista come sull'Etna, e stavolta nessun problema tecnico, è riuscito ad avere la meglio sul grande Alberto Contador. Sì, grazie, sono molto contento di vincere questa tappa insieme a Alberto Contador, un gran campione, ha fatto una mano e è riuscito al finale dell'etapa a vincerla io. Sono contento, ringraziare a questa tappa a tutta la mia squadra che ha fatto un bel lavoro, a mia famiglia, a mia vittoria, a mia moglie Keila, a parte Bru che è morto, ho fatto un compagno in Quistic in nome di lui e sono contento, a tutta Italia, dai. Grazie José, complimenti ancora, a te Francesco. Grazie Fabrizio, il terzo posto per Gadré, poi arriva Anton, vediamo il ritardo, 1:35 per Kreuziger con Nibali e Scarponi, 1:35, dunque ancora pesante dopo quello che avevano perso sull'Etna, anche in questa tappa del Grossglockner ancora pesante il ritardo di quelli che stanno cercando di opporsi ad Alberto Contador, che invece da
dobbiamo dire anche oggi, ha dato un'altra mazzata micidiale alla corsa. La prima volta che è andato davanti li ha staccati tutti quanti, ha aspettato il punto più difficile per far la differenza, solamente Ruano è riuscito a star con lui. Sentiamo Nibali, vai Fabrizio. Eccoci con Vincenzo Nibali. Vincenzo, un'altra giornata difficile. Niente da fare, ho provato per vedere se riuscivo a tenere Contador, però aveva una marcia in più, niente da fare, ci ho provato. Anche Scarponi ha scattato ripetutamente, però ci abbiamo provato. Niente, aveva una marcia in più, l'avete vista anche voi. Cosa ci si può inventare adesso? Provare ad attaccarlo, cioè abbiamo provato, io ho provato a stare dietro per vedere se riuscivo a tenerlo, però c'è da inventare nelle prossime tappe cosa? Sperando magari in una sua crisi o qualcosa del genere, perché oggi è stata anche una giornata dura alla fine. Il freddo nel finale si è fatto sentire. Grazie Vincenzo, a te Francesco. A 15 anni piantava piantine di caffè, il suo record era di 5.300 in un giorno, beh oggi... E stiamo parlando di José Ruano. Abbiamo vissuto una giornata davvero importante qua al Giro d'Italia, un'altra occasione in meno per cercare di contrastare Contador, anzi possiamo dire un'altra occasione in più per dire che lo spagnolo Davide è davvero il più forte. È il più forte, non ci sono ombre di dubbio. Vedremo domani con i 50 km più difficili di questo Giro d'Italia, Crostis, salita e discesa, e Zoncolan. Certo perché chiaramente è ancora lunga e domani ci sono da domani cominciano altre due giornate tutte da seguire, perché domani si arriva sullo Zoncolan, dopodomani l'arrivo in quota del Gardeccia con la classifica generale che adesso è sempre guidata da Contador con Nibali che è salito in seconda posizione ma ha un ritardo di 3 minuti e 9 secondi, Scarponi è terzo a 3 e 16. L'immagine di José Ruano che festeggia dopo 5 anni difficili sul traguardo del Gross Glockner è quella che ci accompagna sul palco del processo alla tappa con Alessandra De Stefano. La classifica generale: Alberto Contador, Vincenzo Nibali 3 minuti e 09 di ritardo, Michele Scarponi 3 minuti e 16, a scendere Kreuziger, Sizzo. E il matador del Giro d'Italia si chiama Alberto Contador.